Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. Nel quadro regionale delle aziende in crisi, quella della Electrosis di Orvieto assume giorno dopo giorno i connotati di una storia industriale che rischia ben presto di vedere la parola fine nei titoli di coda. La situazione difficile in cui versa il settore, il calo dei fatturati sono elementi noti con i quali ci confrontiamo da mesi. Il mercato del broadcasting sta attraversando una fase caratterizzata da incertezza a causa del passaggio dagli standard analogici a quelli digitali, che sta facendo nascere concorrenti agguerriti in tutto il mondo. La FIM CISL insieme ai lavoratori decise di sostenere il percorso dell'azienda allorquando propose di cercare di consolidare il business nel settore industriale, medicale e scientifico, una scelta che per gli ultimi due settori sta concedendo ottime prospettive. Senza dimenticare i rapporti con il CERN, il Centro di Ricerca per la Fisica delle Particelle Elementari di Ginevra. Oggi la FIM CISL decide di sostenere tutti coloro che vorranno trovare le strade utili a mantenere il know-how espresso da maestranze qualificate nell'ambito di un'azienda che rappresenta e dovrà continuare a rappresentare un punto di riferimento del territorio orvietano e del comprensorio umbro. Nella giornata della Festa dei Lavoratori, seconda del Festival Internazionale di Giornalismo 2014, in corsa a Perugia, si è parlato anche di Expo 2015. Lo si è fatto in un convegno a Perugia, promosso da Confagricoltura Umbria, dal titolo appunto Expo 2015 a 365 giorni dall'apertura. È un'occasione che abbiamo come paese, ma anche una possibilità di discussione con tutto il resto del mondo per dire quale futuro dovrà avere questo pianeta e quale dovrà essere il ruolo dell'agricoltura in questo, ha detto Guidi. Il titolo di quest'anno, Nutrire il pianeta, energia per la vita, di elevatissimo livello concettuale, ci obbligherà a ragionare su come riusciremo a sfamare 9 miliardi di persone fra 30 anni mantenendo gli stessi input produttivi. Ricordi il titolo dell'Expo, Nutrire il pianeta, energia per la vita, un titolo di elevatissimo livello concettuale che ci obbligherà a ragionare come riusciremo a sfamare 9 miliardi di persone fra 30 anni, mantenendo gli stessi input produttivi, e quindi è una sfida che fa, per così dire, tremare le vene ai polsi. Di questo dobbiamo discutere e all'Expo dobbiamo dire che tipo di agricoltura vogliamo per il futuro. Quattro prestigiosi musei si sono riuniti per narrare Eracle, vale a dire una delle figure più note della mitologia classica e che ha avuto una fortuna duratura nelle arti sino a giorni nostri. Infatti, dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma prende avvio la mostra sulle orme di Eracle dal 9 maggio al 9 novembre 2014, che ha come tappe intermedie la Galleria Nazionale di Arte Antica a Palazzo Corsini, sempre a Roma, e il Museo Archeologico dell'Agro Falisco a Civita Castellana e, quale approdo conclusivo, il Museo Claudio Faina ad Orvieto. L'originale progetto prevede che ognuno dei quattro musei esponga o evidenzi lungo il percorso espositivo le opere in proprio possesso dove si è raffigurato Eracle in maniera tale da dare conto per intero della sua vicenda. L'esposizione, curata da Maria Anna De Lucia, Giuseppe Maria Della Fina e Luca Mercurio, organizzata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, dalla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale della Città di Roma e dalla Fondazione per il Museo Claudio Faina. Occhi su Saturno all'Osservatorio Astronomico Monte Rufeno di Acquapendente. Si tratta di un'iniziativa nazionale giunta alla terza edizione che permetterà di osservare il pianeta più bello del Sistema Solare e di avvicinarsi all'astronomia ricordando la figura di un grande astronomo italiano, Gian Domenico Cassini, grande studioso di Saturno ed a cui è dedicata la sonda spaziale che sta tuttora viaggiando intorno al pianeta con gli anelli. L'appuntamento è previsto per le 19 direttamente in osservatorio. La serata inizierà con l'osservazione del Sole, seguirà con una presentazione su Saturno in sala multimediale, quindi lezione al planetario ed infine osservazione al telescopio. È importante dotarsi di scarpe comode, cena al sacco, acqua da bere e torcia elettrica per il rientro in notturna. Saranno 96 i protagonisti della 42esima cronoscalata della Castellana, gara di velocità in salita tra le classiche a livello nazionale, in programma dal 9 all'11 maggio ad Orvieto, lungo il tracciato della strada statale 79 che da San Giorgio porta a Colonnetta di Prodo, 6.190 metri di tracciato, gara organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica La Castellana. Tra gli iscritti vi sono i grandi nomi del Trofeo Italiano Velocità Montagna 2014, serie nazionale per la quale la Castellana ha ottenuto la doppia validità nei gironi nord, dove Orvieto
è prova d'apertura e sud. Presenti alcuni big del campionato italiano, protagonisti delle sfide della monoposto di Formula 3000 e dei prototipi della categoria top. Straordinarie pure le sfide annunciate tra le Gran Turismo con le Ferrari, Porsche e Lotus, mentre le Autoturismo fanno la parte del leone sia per la qualità che per quantità nei gruppi E1 Italia, A ed N, oltre alla Racing Start. Nutrita la pattuglia dei piloti orvietani e umbri in generale, almeno una decina di essi saranno a bordo delle classiche auto storiche, sempre protagoniste dell'automobilismo della Castellana, categoria quest'anno limitata ad Orvieto da recenti norme che ne impediscono il pieno impiego in concomitanza di gare valide per il tricolore storiche. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti Acquesio torna puntuale tra un'ora.